una giornata di confronto per dire no all'illegalità diffusa e costruire insieme un progetto culturale. Al Parco Verde di Caivano si sono trovati in tanti, istituzioni, scuole e amministrazione locale, per promuovere e favorire una cittadinanza attiva contro ogni forma di violenza. Un lungo corteo ha attraversato il comune alle porte di Napoli, in testa il sindaco di Caivano Simone Monopoli e il comandante delle forze di difesa interregionale Sud, generale Salvatore Polimeno. Ma ascoltiamoli ai nostri microfoni. Io credo che questo sia un primo segno della fame di legalità che ha la nostra terra, sia un primo segno che l'intenzione forte di questa comunità caivanese sia quella di ripristinare e di riscattarsi attraverso un percorso di legalità serio come quello che io credo sta iniziando stamattina. Qui il sindaco ci ha dato questa opportunità di condividere con le scuole di questo splendido paese, di questa splendida cittadina, in questo luogo che sicuramente ha sofferto nel tempo, di condividere con i ragazzi i nostri valori e quindi seminare quella che è la cultura dei valori e della legalità, anche in una prospettiva futura di un possibile impiego.